Amici della Chat Live, eccoci ritrovati nel nostro appuntamento di fine settimana con gli approfondimenti sul mondo dei certificati. Questa settimana torniamo a parlare di un sottostante, di un specifico settore che in realtà, ecco, da tanto tempo manca di passare sotto i riflettori della Chat Live. Ne parleremo insieme a Paolo Di Cesare che mi Ma farà compagnia compagnia quest'oggi. custode. Ciao Ciao. Paolo. Ciao Giovanni, un saluto a tutti. Allora, il tema che abbiamo scelto per quest'oggi è quello del settore delle energie alternative, le energie rinnovabili. Il tema della clean energy era un qualcosa che già dalla vittoria di Biden in America era un po', insomma, andato sotto i riflettori per il semplice fatto, insomma, si era, come dire, potenziata l'idea di una transazione energetica, e questo comunque ha anche portato l'industria nel tempo a proporre sempre più spesso sottostanti legati a questo determinato settore, anche con alcune novità dell'ultimo mese. Ecco, quindi alcuni sottostanti sono arrivati per la prima volta all'attenzione degli investitori. Ovviamente c'è tanta carne al fuoco perché, lo ripeto, ormai le proposte sono davvero tante, però ecco, è anche giusto insieme con te fare anche un quadro sul settore nel suo insieme. Sì, Giovanni, come dicevi, sottostanti che operano appunto nel settore delle energie rinnovabili sono sempre più comuni anche all'interno del panorama dei certificati. In particolar modo il focus di questa puntata è proprio sull'energia solare e sui produttori quindi di installazioni solari, di impianti fotovoltaici e sui produttori di turbine eoliche, quindi tutto quello che riguarda l'energia eolica, che sono due fonti di energie alternative che stanno consolidando, soprattutto l'energia solare sta ormai consolidando quello che sembra essere il ruolo, diciamo, dominante all'interno delle fonti di energia rinnovabili. In particolar modo il settore dell'energia solare ha visto una crescita esponenziale lungo questi anni. Diciamo che dal 2010 al 2020 il tasso di crescita composto delle installazioni solari è pari al 23% annuo e solo dal 2020 al 2021 il 40% di capacità energetica produttiva a livello globale è rappresentato proprio da installazioni di impianti fotovoltaici. Questa espansione, i ritmi di crescita hanno raggiunto l'apice attualmente nell'anno del 2020 e l'ultima correzione, la recente correzione che ha accompagnato bene o male tutti i titoli operanti nel settore durante la metà del 2021 ha anche contribuito ad una normalizzazione di quelle che possono essere le metriche valutative generalmente utilizzate. Come per esempio multipli come l'enterprise value sull'EBITDA o come il price earning, che attualmente sono normalizzate. Per esempio, il price earning medio su questo settore attualmente si aggira intorno ai 20, che è in linea con quello dell'indice MSCI World, c'è stata anche quindi una normalizzazione anche dell'enterprise value EBITDA, che attualmente si aggira intorno ai 12, anche questo è in linea. Cosa diversa invece per i produttori di turbine e i turbine eoliche, in particolar modo i pure play come Siemens Gamesa e Vestas System, che per quanto la correzione ci sia stata anche chiaramente per loro, forse probabilmente meno rimarcata, comunque i multipli tendono ad essere ancora più sostenuti. Siamo intorno al 40 di price earning, è probabilmente rappresentativo delle aspettative di crescita che gli investitori hanno, soprattutto per quanto riguarda, ecco, appunto, la crescita dell'energia eolica, dell'utilizzo e della domanda. Diciamo che tendenzialmente questa correzione del 2021 c'è stata sia per una leggera riduzione di quello che era il tasso di crescita, per esempio mediamente nel settore il tasso di crescita della domanda di energia solare è stato del 22% nel corso del 2020, solo il 12% nel 2021. Dall'altro lato, sicuramente anche il rally dei prezzi delle commodities, chiaramente legato anche alle tensioni
inflazionistiche, che restano comunque uno dei diciamo dei punti principali che accompagnano le decisioni e il contesto in generale macroeconomico globale, hanno sicuramente favorito ad una correzione del settore proprio in virtù dell'aumento dei prezzi. Dell'aumento dei prezzi che causa una riduzione nei margini per i produttori, per le società che appunto operano in questi business. Dall'altro lato, però, è emblematico anche, per esempio, il silicio, i policristalli di silicio. Il prezzo è aumentato di circa il 150%, è uno degli elementi base per costruire un, tra le altre cose, perché sappiamo benissimo che è impegnato anche nei chip, nei semiconduttori, no? E quant'altro, però anche molto nel fotovoltaico. Quindi da un lato questo ha sicuramente ridotto i margini, dall'altro però sono cresciuti anche gli altri prezzi delle materie prime, come ad esempio anche il prezzo del carbonio, e questo ha portato comunque sicuramente ha avuto la funzione di essere un catalizzatore positivo per tutte queste, per la domanda di fonti di energia alternative. E quindi questo era un attimo la contestualizzazione di settore. In realtà le aspettative nel medio-lungo termine restano comunque più che positive, addirittura per i pure play nella produzione di turbine eoliche ci si aspetta che appunto la domanda sia addirittura triplicata entro il 2030, questo almeno secondo le stime degli analisti Bloomberg. Giovanni, vorrei mostrare un grafico su Bloomberg. Sì, no, mentre che lo apri e condividi lo schermo, ecco, aggiungiamo anche per completare il quadro, ovviamente sistema finanziario che guarda ormai a un in ambito di reflection trade, quindi anche tutte le commodity stanno sicuramente in un periodo particolarmente florido, soprattutto le commodity energetiche. Questo ha anche un impatto sicuramente positivo relativo a tutte quelle stocks commodities, no? E questo è sicuramente un tema. Dall'altro, come accennavi anche tu, è un percorso che ha interessato sia società specializzate su energie rinnovabili, ma anche questa necessità di cambiamento globale relativamente a questa transizione energetica ha fatto sì che anche società come può essere considerata anche Eni, Enel, applicassero tutti quei mutamenti anche di policy aziendale che hanno portato a investire sempre più in energie pulite, quindi in tutto il processo di decarbonizzazione, ad esempio, quindi riguarda e interessa anche questo settore. Sì, sicuramente sì. Comunque la politica sta stimolando la riduzione di gas serra, e in realtà l'obiettivo è quello di arrivare a zero di emissioni nette di CO2. Quindi sicuramente questo contribuisce, ed è una delle leve principali anche che portano poi gli analisti ad avere una visione più che positiva nel medio-lungo termine sul comparto in generale. Questo è un grafico rappresentativo delle performance. Comunque abbiamo preso i minimi segnati durante il crollo della crisi pandemica di marzo 2020, e possiamo vedere, per quanto ci siano comunque chiaramente delle distinzioni in termini di performance, comunque da grafico diciamo sono tutte bene al di sopra dei minimi toccati durante il Covid, hanno recuperato bene, hanno toccato massimi diciamo a inizio anno, per poi iniziare a scendere, e questa discesa li ha accompagnati, come anticipavo, durante tutta la metà del 2021. E oltre a normalizzare chiaramente le metriche valutative, c'è stata anche una normalizzazione nel tempo anche della volatilità, perché questi sono tutti titoli comunque caratterizzati da una volatilità implicita tendenzialmente elevata, per elevata comunque dico al di sopra del 45-50% in media. Poi c'è qui un grafico di Sunrun abbastanza emblematico, ecco, con il picco di volatilità implicita sul 115%, proprio
In, è il titolo più volatile, è uno dei titoli più volatili, sì, è uno dei titoli più, più volatili del, del settore, e attualmente invece possiamo vedere che sta sui 60, per quanto comunque una volatilità implicita un mese sia elevata al 60%, questa correzione, diciamo, ha normalizzato anche la volatilità. E, Giovanni, se non vuoi aggiungere altro, io passerei a descrivere. Sì, sì, come sempre, ecco, poi secondo step ormai fisso della Chat Live, parliamo del tema e poi ovviamente entriamo nello specifico anche di qualche certificato, sempre sul tema trattato, già scambiato sul secondario. Quindi sì, andiamo in questa nostra shortlist dell'ufficio studi per chi volesse, ecco, trovare qualche proposta di investimento relativamente al mondo dell'energia alternativa. Ok, allora inizierei con questo Cash Collect Memory targato Vontobel, negoziato sul SEDEX, attualmente si acquista a un prezzo lettera di 101,60, a scadenza prevista per settembre 2023, descritto su un basket di titoli composto da Siemens Energy, Vestas Wind System, Nordex e Ballard Power System. Attualmente Siemens Energy si configura come titolo peggiore in termini di performance da strike, nonostante registri una performance del più 2% rispetto appunto al livello di riferimento iniziale. E il certificato paga cedole dell'1,48%, dotate di del valore nominale, chiaramente dotate di memoria, e condizionate al mantenimento del trigger cedola fissato al 55% del prezzo di riferimento iniziale. Non è prevista la possibilità di autocall per il mese corrente e per il mese successivo, mentre invece per la data di rilevamento del 29 dicembre 2021 è prevista la possibilità di rimborso con trigger fissato al 100%, quindi essenzialmente in mercati laterali, chiaramente laterali rialzisti, la struttura andrebbe il rimborso anticipato, corrispondendo quindi complessivamente tre premi maggiorati del valore nominale, quindi mantenendo comunque un upside positivo rispetto a quella che è la quotazione attuale. E questa piccola cosa bisogna sempre notarla per non incorrere in quelle situazioni in cui il prezzo di acquisto può essere maggiore dell'ipotetico valore di rimborso. Questa è l'analisi di scenario. La nostra piattaforma Chat Lab Pro assegna tutte le cedole in caso di tenuta del trigger cedola che coincide con il livello barriera della struttura, e vediamo come qualora il certificato arrivasse fino alla scadenza andrebbe a generare un rendimento del 17,26% annualizzato. Anche scenari, fino a scenari, ecco, che assumono una variazione del titolo peggiore dalle quotazioni attuali del meno 46%, e andrebbe a partecipare leggermente meno che lineare, ma diciamo più o meno lineare, alle perdite in caso di violazione della barriera alla scadenza. Questa è la prima proposta. La seconda invece è un Phoenix Memory emesso da Goldman Sachs, negoziato sul CertX, e attualmente si acquista ad un prezzo lettera di 996,75 euro, e scritto su un basket equipesato composto dai titoli Plug Power ed Enphase Energy. Allora, il basket equipesato, chiaramente anche intuibile il meccanismo, non va a prendere il titolo con le performance peggiori rispetto al livello di riferimento iniziale, ma va a fare semplicemente una media equipesata delle variazioni rispetto allo strike dei due, in questo caso, perché ne sono due, o altrimenti di tutti i titoli che compongono il basket. Sicuramente il basket equipesato è una cosa a parità di condizioni dal carattere più difensivo, chiaramente tende ad attenuare eventuali decorrelazioni e sicuramente anche l'impatto della volatilità. Magari prendiamo per esempio un basket di 5 o 6 titoli, avere diciamo il basket di tipo worst off piuttosto che equipesato è evidente che ci dà dei rischi maggiori, in quanto eventuali oscillazioni
diciamo di un solo titolo sarebbero appunto attenuate dalla metodologia di calcolo delle performance di riferimento della struttura. Il certificato prevede il pagamento di premi, in realtà i primi tre premi sono incondizionati, infatti dalla nostra piattaforma non appare il trigger perché non c'è, quindi saranno distribuiti a prescindere da quali siano le performance del sottostante. E prevede appunto cedole dell'1,1% il valore nominale di 1000 euro e a partire da gennaio 2022 è prevista la possibilità di rimborso con trigger fisso al 100%. Questa è l'analisi di scenario alla scadenza, vediamo come fino ad oscillazioni che assumono una variazione del meno 50% in questo caso calcolate come media delle due variazioni dei due titoli del basket, un rendimento quindi fino a oscillazioni del meno 50 pari al 13,55 annualizzato e di lì in tutti gli scenari chiaramente positivi, e l'infrangimento della barriera comporterebbe una variazione del meno 56 del sottostante e si andrebbe a partecipare in maniera meno che lineare grazie alla quotazione leggermente a sconto. E passiamo alla terza alternativa, è sempre un Phoenix Memory, questa volta targato Morgan Stanley, negoziato sul Sedex, prezzo lettera di 989,30 euro, scadenza leggermente più lunga rispetto ai precedenti, luglio 2026, è scritto su un basket composto da Enphase Energy, Solar Edge Technologies e Plug Power. Ritorniamo in questo caso al basket più tradizionale, ovvero di natura worst off, dove a comandare il titolo con le performance peggiori, in questo caso è proprio il titolo Enphase Energy, nonostante registri una performance del più 5,28% rispetto al livello di riferimento iniziale. La struttura prevede il pagamento di un premio trimestrale pari al 4,07%, dotato di memoria, a condizione che anche il peggiore dei titoli vada a rilevare appunto nelle date prestabilite al di sopra del trigger premio posto al 65% del livello di riferimento iniziale. È prevista la possibilità di rimborso a partire da luglio 2022 con trigger che non decresce ma che parte al 90% del livello di riferimento iniziale. Anche qui diciamo la struttura laterale andrebbe in rimborso anticipato e registrerebbe comunque un ottimo rendimento a fronte del prezzo sotto la pari. Questa è l'attuale analisi di scenario. La barriera in questo caso non coincide con il trigger cedola, ma è leggermente più bassa, cioè fissata al 60% rispetto al valore di riferimento iniziale. Questa è l'analisi di scenario e dunque alla tenuta del trigger cedola, che consentirebbe una variazione negativa del meno 38% rispetto alle quotazioni attuali del titolo worst off, si andrebbe a generare un rendimento del 16,69% in termini annualizzati, chiaramente calcolato rispetto alle attuali quotazioni, anche qui in caso di rilevamento tra la barriera e il trigger cedola si andrebbe comunque a registrare una performance positiva, anche se chiaramente sarebbe praticamente in pari, soprattutto se consideriamo che è stata tenuta la struttura fino al luglio 2026, e chiaramente sì, anche in questo caso la quotazione è leggermente a sconto, lo possiamo vedere per esempio allo scenario meno 50 dove si andrebbe a partecipare in maniera leggermente meno che lineare. Questa invece è un'alternativa targata a Citigroup, un Phoenix Memory, scadenza giugno 2024, prezzo lettera attuale 961,90 euro, scritto su un basket worst off composto dai titoli Siemens Gamesa, Plug Power, Enphase Energy e First Solar. Attualmente Siemens Gamesa è il peggior titolo e perde circa un 18,5% rispetto al livello di fixing iniziale. Il certificato paga cedole mensili dotate di memoria pari all'1,5% del valore nominale e prevede la possibilità di rimborso anticipato a partire dalla data di rilevamento di marzo 2022 con trigger anche in questo caso posto favorevolmente al di sotto dello strike, nello specifico al 95% di quest'ultimo. La barriera in questo caso coincide con il trigger cedola, come possiamo vederlo anche da analisi di scenario. Questa appunto è un'analisi di scenario alla scadenza, ha una distanza, un buffer dalla barriera che coincide con il buffer trigger cedola pari al 26% e in mercati
laterali, ma anche moderatamente ribassisti, fino appunto fin tanto che il sottostante non subisca una variazione del meno 26 a parità di condizioni per gli altri titoli dalle attuali quotazioni, un rendimento annualizzato del 20,5%. La struttura invece, contrariamente alle altre, sta quotando leggermente a premio, riflette anche una situazione di basket che circoscrive, diciamo, l'esposizione esclusivamente al titolo con le performance peggiori. Ad un meno 30 si parteciperebbe in maniera più che lineare e la perdita sarebbe pari al 40,68%. Notiamo come i rendimenti comunque siano in linea con quella che è la volatilità dei titoli che stiamo osservando. Infatti diciamo che siamo sempre intorno a un 15%-20% annualizzato, quindi comunque queste sono strutture, proprio a causa della volatilità dei sottostanti, sono strutture comunque tendenzialmente a elevato rischio rendimento. Passiamo invece con un'ultima proposta di IFG International, in questa volta però è dotata di airbag, contrariamente a tutte le precedenti, è negoziato sul CertX e si acquista attualmente a un prezzo lettera di 973 euro. È scritto su un basket composto da Siemens Gamesa, sempre Wurstorf, Siemens Gamesa, Nordex e Varta, attualmente due titoli sotto strike, il peggiore Siemens Gamesa che registra una performance dell'81,55%, una perdita del 18,5% rispetto al livello di riferimento iniziale. La barriera in questo caso è fissata al 60% e coincide con il trigger cedola. Il certificato prevede il pagamento di un premio del 2% del valore nominale, dotato di effetto memoria e pagato trimestralmente, a condizione che anche il peggior titolo rilevi al di sopra il 60% il livello di riferimento. È prevista da maggio 22 la possibilità di rimborso anticipato. Per questa data il trigger sarà proprio fissato sul livello di riferimento al 100%, mentre poi invece decrescerà del 5% ogni 6 mesi, quindi questo è sicuramente una caratteristica importante. È interessante anche che vada a decrescere ad un ritmo di, insomma, sostenuto, perché perde un 5% ogni 6 mesi, e questo è un elemento che incrementa sicuramente la reattività della struttura, come abbiamo sempre detto, rispetto all'oscillazione del titolo sottostante, e ne favorisce il possibile rimborso e ne diminuisce quindi allo stesso tempo il potenziale drawdown. Questa è l'analisi di scenario alla scadenza, rendimento in termini annualizzati, che anche qui potrebbe supportare un'oscillazione del meno 26 calcolata sul titolo peggiore, e la struttura andrebbe a generare comunque un 9,44% in termini annualizzati, chiaramente rendimento più ridotto perché è stata inserita comunque la componente airbag, elemento che costa in fase di strutturazione, e quindi si sono andati a sacrificare parte del rendimento cedolare, per quanto comunque il rendimento del 2,94% annualizzato sia un ottimo rendimento. Vediamo come la presenza dell'airbag porti chiaramente ad una forte attenuazione in caso di violazione della barriera alla scadenza. Per esempio, se assumiamo una variazione del 50% rispetto alle attuali quotazioni del titolo con le performance peggiori, la perdita in conto capitale sarebbe del 30%. Anche qui scadenza tendenzialmente più lunga delle altre, seconda dopo il luglio 2026 del terzo certificato che abbiamo mostrato, scadenza maggio 2025. Ok Paolo, io credo che insomma abbiamo fatto un quadro sia del settore che anche legato alle proposte più interessanti sul secondario, quindi spero che insomma chi ci segue possa coglierle queste opportunità, e anche insomma sia piaciuto il nostro approfondimento. Quindi Paolo, ti ringrazio come sempre della tua partecipazione. Grazie a te Giovanni, un saluto a tutti. Ok amici, non mi resta altro che augurarvi un buon weekend e un buon proseguimento di trading a tutti. Noi come sempre ci vediamo settimana prossima. Ciao!